Allora, vittoria doveva essere anche perché c'era un obiettivo, quello di raggiungere quel posto. C'era la Ciolia Riccia, anche se in vantaggio negli scontri diretti. Gianmarco Paolini, un gol, un fallo bruttissimo su di te, ma è anche un errore, però c'è stato che è un po' ravvivato questo Real Ciampino, che comunque non è stato mai domo. Complimenti a quella squadra, a questa squadra avversaria. Sì, ti correggo, sono due gol che ho fatto. Due, anche oggi sì, doppietta. E loro sapevamo che erano una squadra giovane che correva tanto e che sicuramente non avrebbero mollato mai. Infatti è stata una partita gol su gol, sotto, prima sotto, poi siamo andati sopra, poi l'abbiamo chiusa. Poi purtroppo quando si gioca tanto la palla c'è anche il rischio di giocarla male. Su un'uscita pressing c'è stato l'errore, l'abbiamo riaperta e abbiamo sofferto fino alla fine. Veniamo comunque da 12 giorni con 4 partite, eravamo anche stanchi. Oggi non contava la prestazione, ma contava la vittoria, perché come hai detto tu, dovevamo agganciare la Cioli a parità di partite, anche se in svantaggio con gli scontri diretti, e dovevamo mettere un po' pressione a tutte quelle che vogliono, come noi, cercare il posto playoff. Ci siamo riusciti, abbiamo vinto e adesso testa alla prossima partita di sabato a Velletri. Allora, Gianmarco, il primo tempo 1-1, però se andiamo a contare le occasioni, e qualcuno vicino a noi diceva, neanche se ce la buttiamo dentro con le mani, questa palla oggi finisce dentro. Sì, il primo tempo è stato un primo tempo un po' anomalo, perché dopo un piccolo errore dove abbiamo subito l'1-0 abbiamo avuto, penso, 6 o 7 occasioni incredibili, dove un po' la bravura del portiere, il palo, due pali, una volta il portiere è riuscito a deviarla fuori di, penso, 10 centimetri, gol sbagliati sotto porta, siamo andati 1-1 all'intervallo non meritato. Nel secondo tempo siamo riusciti a tirare fuori la testa e metterci avanti a loro, forse questo un pochino ci ha avvantaggiato anche a livello mentale, perché poi la stanchezza si sarebbe fatta sentire nel finale, dovevamo arrivare alla fine comunque sopra, perché sarebbe stato dura oggi riprenderla se eravamo sotto noi. Francesco Maggi, il saluto proprio da parte di Paolini, proprio sul gol del vantaggio, il 2-1, una botta sicura, un diagonale che non ha lasciato scampo a un portiere comunque eccellente, classe 2000, veramente ragazzi molto giovani che correvano veramente Sì. senza freni. Sì, diciamo che con Gianmarco scherziamo, diciamo, spesso sul tiro dello 0-0 perché da inizio stagione quando calciava la metteva sempre fuori, quindi o tirava piano o la metteva fuori. Invece da due o tre partite diciamo che ha aggiustato la mira e da mancino a mancino devo dire che c'è un bel sinistro. Francesco, dicevo con Gianmarco, tante le occasioni, tu che hai un po' l'abitudine di seguire un po' più attentamente con uno score più dettagliato che vi fa lavorare molto nell'arco della settimana, erano tante le soluzioni, l'avete provata da tutte le parti. Sì, diciamo che anche dalle palline attive, a parte quello, diciamo, durante il giro palla, quello che ha sviluppato, che è venuto fuori dallo sviluppo del gioco, anche le palline attive le abbiamo, diciamo, create, fatte bene, scusatemi, veramente bene, eppure riuscivamo sempre o a calciarli addosso, o loro comunque si sistemavano bene. Abbiamo preso un paio di pali al primo tempo, se non ricordo male, questi non li segno sullo scout. Però devo dire che falli laterali e calci d'angolo che invece segno, diciamo, sono riusciti bene. Però probabilmente non ci ha detto bene, probabilmente loro sono stati molto bravi a difenderle anche, perché c'è anche la squadra avversaria, insomma. Senti, Gianmarco, poneva un po' l'accento sul fatto di questi incontri tanto ravvicinati. Sabato, quest'oggi di nuovo nel recupero, questo famoso recupero della 12ª giornata, Mercoledì scorso in mercoledì Sardegna. scorso in Sardegna, sabato di nuovo in campionato, quindi avete almeno fino alla fine del mese veramente un tour di forze. Sì, in 14 giorni, tre gare di campionato più gli allenamenti. Fortunatamente con qualche innesto fatto a dicembre abbiamo allungato un pochettino la rosa e ci permette di poter far riposare qualcuno o comunque ridurre il minutaggio di qualcun altro. La fortuna di avere fuori oggi Richard Rozzi è
è una fortuna, perché vuol dire che la prossima magari sarà in campo lui e fuori qualcun altro, quindi non cambia il livello della squadra, insomma, perché non avremo i Maradona della situazione, ma abbiamo tanti ragazzi, e tutti i ragazzi che hanno chi 3 minuti, chi 30 minuti, chi 10 minuti, ma ce lo danno al 100%, al 120% in determinate partite. Questa è una fortuna per il mister, per me, per Gianni, per chi lavora tutti i giorni con loro, insomma. Gianmarco, è importante comunque avere una rosa dove potessi appoggiare, nessuno a questo punto si deve sentire titolare, anzi si deve sentire pronto e mettere sempre in difficoltà il mister, non solo negli allenamenti. Certo, questo è l'obiettivo di qualsiasi squadra che punta a stare nelle prime posizioni. La competitività a livello di squadra, di allenamento, nessuno ha il posto sicuro. Io oggi mi sento di dedicare la vittoria anche ai due ragazzi che erano fuori, Richard Rozzi e Miccia Carioti, il grande Miccia, perché comunque in allenamento, come tutti gli altri, danno il 110%. Oggi loro erano fuori, la prossima può succedere a me o ad altri, comunque nessuno deve prendersela, l'abbiamo fatto di proposito ed è giusto così, perché vogliamo andare fino in fondo a questa stagione. Per andare in fondo a questa stagione non servono 12 giocatori, ma ne servono 14 o 15, perché è un campionato duro, difficile, si gioca ogni 3 giorni, tra infortuni e squalifiche non è facile. Più la rosa è lunga, più c'è competitività, più si alza l'asticella e più ci possiamo giocare un posto tra le prime.